Un sereno buongiorno a tutti. Leggiamo oggi il Salmo 19 al versetto 1. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Il frutto del tormento. L'astronomo e matematico Isaac Newton aveva allestito un'esatta riproduzione in miniatura del nostro sistema solare. Al centro c'era una grande sfera dorata che rappresentava il Sole e tutto intorno, sulla punta di vari bastoni, ognuno di varia lunghezza, tutti i corpi celesti fatti con delle sfere un po' più piccole. Sfere che rappresentavano Mercurio, Venere, la Terra, Marte e tutti gli altri pianeti. Per mezzo di ingranaggi, puleggi e cinghie, esse erano collegate ad un meccanismo che faceva girare il tutto in perfetta armonia intorno alla sfera più grande. Il Sole. Un giorno, mentre Newton studiava e provava il modellino, venne a fare di visita un amico ateo che non credeva al racconto biblico della creazione. Pieno d'ammirazione, egli osservava quell'installazione. Quando Newton mise in moto i corpi celesti, l'uomo esclamò: «Newton, è straordinario! Ma chi l'ha costruito?» Senza neanche voltarsi verso l'amico, Isaac Newton rispose: «Nessuno». L'altro, stupito da quella risposta, chiese: «Nessuno». «Sì, nessuno», rimarcò Newton. «Tutte le sfere, i supporti, le cinghie, gli ingranaggi si sono messi insieme per caso e, meraviglia delle meraviglie, improvvisamente hanno cominciato a girare nelle loro orbite in tempi perfetti». L'affermazione fatta da Isaac Newton all'amico fu chiaramente una battuta per fargli comprendere che sarebbe stato da stupidi ammettere che il modellino si fosse formato per caso e si fosse messo in movimento da solo. Ancora più insensato sarebbe il voler credere alla teoria che la Terra e tutto l'universo siano venuti all'esistenza in maniera casuale senza l'intervento di un'intelligenza superiore che, dopo aver creato tutti i corpi celesti, ne abbia permesso un movimento sincronizzato e perfetto. Sentiamo dire spesso da coloro che si definiscono atei che tutto il creato, compresi noi esseri viventi, siamo frutto del caso prima e dell'evoluzione poi. Questa è la tesi teorica, cioè senza alcuna prova a sostegno, che gli evoluzionisti vorrebbero far passare per verità. Molti dei più famosi e migliori scienziati del mondo, ma anche chi ha solo una piccola infarinatura nei vari rami scientifici, potranno confermare che ci vuole molta, ma molta più fede nel credere alla teoria dell'evoluzione che non il credere all'esistenza di un creatore. La scienza stessa, quella seria, afferma che l'essere umano è fatto in modo perfetto, confermando così la parola di Dio quando nel Salmo 139, al versetto 14, dice: «Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo meraviglioso e stupendo». Ma il Signore già sapeva che sarebbero venuti fuori chi, senza avere alcun fondamento, avrebbe negato la sua esistenza. Infatti nel Salmo 14, al versetto 1, egli dice: «Lo stolto ha detto nel suo cuore che non c'è Dio». La sana intelligenza basterebbe da sola a far riconoscere che è assurdo negare l'Iddio della creazione, perché è molto più logico credere a quanto la Bibbia afferma, e cioè: «Nel principio Iddio creò i cieli e la terra». Genesi 1:1. No, amico mio, amica mia, tu sei troppo meraviglioso e stupenda per essere un frutto del caso. Può anche piacerti o non piacerti il tuo aspetto esteriore, ma agli occhi di Dio sei unica, sei unico e, come tutto ciò che è unico, sei prezioso e inestimabile per Lui. Potremmo anche chiederci come il salmista: «O Eterno, che cos'è l'uomo perché tu te ne curi, o il figlio dell'uomo perché tu ne tenga conto?» Salmo 144:3. Ma sentiremo la sua risposta, che in Isaia 43:4 dice: «Tu sei prezioso ai miei occhi e io ti amo». Come già sai, ti ama al punto da aver donato la vita di Gesù per salvare la tua. Si è fatto carne ed ha patito atroci sofferenze in virtù dell'amore che ha per te. No, amico mio, amica mia, tu non sei il frutto di un caso, ma sei il frutto del suo tormento, come dice in Isaia 53:11.
un tormento attraverso il quale ti ha giustificato, caricando su di sé i tuoi peccati, pur di saperti suo, per sempre. Dio ti benedica, amica mia e amico mio.